Forza Cagliari! È stata una bella delusione, come hai detto te, e soprattutto insomma, un pareggio arrivato proprio all'ultimo secondo ti dà quasi il sapore della sconfitta. Però sì, abbiamo smaltito la delusione, abbiamo lavorato bene questa settimana, manca ancora un giorno, però ci stiamo preparando bene e siamo pronti, ancora più determinati, a far bene sabato. Meglio adesso che magari poi alla fine, quando avremo bisogno di punti. E sicuramente ci è servita come lezione, sono errori da cui dobbiamo imparare e cercare di migliorare proprio da subito. È una sfida particolare, sì, per il mister, per lo staff, però per noi è una partita come le altre, da vincere, da insomma, proseguire questo cammino che ci siamo prefissati prima dell'inizio della stagione. Noi siamo consapevoli della nostra forza, delle nostre lacune, e ogni giorno lavoriamo per quello. Però è chiaro che ogni squadra ci aspetta con il coltello tra i denti, pronta a darci battaglia, ma questo non ci deve spaventare, anzi ci deve dare ancora più carica. Siamo tutti un po' amareggiati dal risultato di Terni, ma adesso stiamo pensando ad Avellino e tutta la rabbia, la delusione, tra virgolette, che ci è rimasta dalla partita di Terni, la cercheremo di mettere in campo sabato contro l'Avellino. È un momento importante, dovremo gestire bene la partita, cercheremo di portare a casa i tre punti, ma come tutte le partite cerchiamo di vincerle quanto più possibile. Poi si sa che non è facile, tre partite in una settimana sono tante, quindi poi sarà anche il mister a cercare di gestire bene queste cose. Sicuramente sabato proveremo a fare i tre punti da subito. Voglio essere un giocatore importante per il Cagliari, per poter aiutare la squadra a tornare subito in Serie A. Sarà una gara tosta, perché loro sono tosti, però come ho detto prima, proveremo a fare una grande partita e uscire con i tre punti. Vabbè, le chiacchiere fanno poco. Secondo me dobbiamo vincere tutte le partite possibili, senza pensare di essere più forti o meno. Dobbiamo cercare ogni sabato di vincere le partite. Forza Cagliari!